Cominciamo ad occuparci dell'eccidio di San Ruffillo intorno al 1983-84, quando su incarico del quartiere San Ruffillo, perché allora era ancora un quartiere autonomo, ci fu commissionata una ricerca soprattutto per chiarire con precisione quella che poteva essere la consistenza numerica dei deceduti nell'eccidio e anche la loro identità. Non solo per dare una migliore definizione dell'episodio nell'ambito delle celebrazioni che ogni anno già da allora si tenevano generalmente nella sede del quartiere San Ruffillo, anche loro presso la Villa Mazzacurati, ma anche per dare un maggiore connotato storico alla vicenda e chiarire anche alcuni aspetti del monumento, alcuni nominativi che non erano chiari, non erano noti, in particolare al riferimento ai diversi comuni che erano coinvolti nell'eccidio. Quindi, inizialmente all'epoca le nostre fonti furono principalmente le schede dell'ANPI, che erano disponibili presso l'Istituto di Storia della Resistenza e che poi furono anche alla base del lavoro che già iniziava ad essere composto da parte di Nazario Sauronofri e di Luigi Arbizzani. Quello che poi diventerà negli anni successivi appunto il dizionario degli antifascisti. E da questa prima visione delle schede dell'ANPI, per quanto ancora piuttosto confuse in certi dati, come quelle delle date di incarcerazione, di presunto decesso o altro, comunque cominciamo già da lì a delineare un po' uno scenario complessivo delle persone che potevano essere state coinvolte nell'eccidio. E in particolare cercando anche di dare un numero a tutti coloro che non risultavano riconosciuti ma dispersi nell'episodio. Direi che nella nostra pubblicazione del 1988 sull'eccidio di San Ruffillo, oltre un po' a ricostruire le vicende dei singoli comuni coinvolti nell'eccidio, nei quali andammo ad analizzare un po' le singole situazioni, le modalità degli arresti, i gruppi coinvolti, ma fu sempre in quell'occasione che si delineò non solamente un quadro più complessivo dell'eccidio di San Ruffillo, ma anche degli episodi successivi, come quello che poi vedremo, diciamo, citeremo come l'eccidio di aprile o, tra virgolette, del Pero di Rastignano, e poi spiegheremo anche il perché di queste virgolette. Complessivamente, comunque, già in quel lavoro troviamo tutti i connotati di quello che sarà il futuro della nostra indagine, che per buona parte saranno anche confermati dai dati successivamente siamo riusciti a distruire. In particolare, quello di una prima visione dei registri del carcere di San Giovanni in Monte, molto parziale, frettolosa e dedicata esclusivamente alla ricostruzione dell'entrata e uscita dal carcere delle persone e dell'elenco che già avevamo relativamente all'eccidio di San Ruffillo. E questa prima ricognizione avvenne nel 1995, dopo vari tentativi non riusciti di avere un permesso di entrata presso gli archivi del carcere. In quell'occasione ci fu possibile però sostanzialmente avere dei dati che confermavano per buona parte quello che era uscito già nella nostra pubblicazione dell'88. Abbiamo però dovuto aspettare altri anni, e precisamente nel 2003, per poter invece riuscire con la collaborazione del professor Alberto Preti e dell'Istituto di Storia della Resistenza, dell'ISREBO
e di tutti coloro con i quali noi abbiamo comunque collaborato in questi anni, e per riuscire ad entrare e visionare in modo molto più completo, molto più dettagliato tutti i registri matricola del carcere. Questo lavoro l'abbiamo svolto intorno dal 2003 al 2004-2005, abbiamo elaborato questi dati e in questo modo da allora siamo in grado di avere un quadro molto più complessivo, molto più completo, non solamente della situazione degli ICIDI, ma di tutti i movimenti dei prigionieri che vanno da luglio-agosto del 1943 fino alla liberazione.